il naviglio sforzesco è stato sostanzialmente completamente ispezionato, quindi sono state controllate tutte le travi, i solai, non abbiamo riscontrato problemi ovviamente nella zona Sant'Ambrogio, perché comunque è un monitoraggio questo che portavamo avanti da tempo. Abbiamo in effetti avuto delle conferme dove qualche eccesso di zelo nel voler, diciamo, andare a intraprendere un'azione un attimino più importante è il tratto appunto tra Naviglio Sforzesco e la via appunto Guido da Vigevano, Vicolo Roveti. Ecco, questi sono i due pezzetti più diciamo attenzionati, e parzialmente attenzionato anche la parte del naviglio che scorre proprio sotto il mercato coperto. A questo punto la delibera dà già di indirizzo al punto 2, dà già delle indicazioni ben precise: garantire le condizioni di viabilità e sosta preesistenti per le aree della copertura attualmente intercluse a seguito delle prescrizioni. Intendiamo quelle due aree, tra la Naviglio Sforzesco e Vicolo Roveti. Vuol dire che quelle due parti noi intendiamo dargli priorità di intervento. Abbiamo già accantonato circa 300.000 euro che erano già state messe nel piano opere pubbliche. Nostra intenzione è ripristinarle sostanzialmente a zona di viabilità, quindi c'erano i parcheggi e resteranno i parcheggi. E questo anche perché comunque la nostra città, abbiamo visto che a livello di parcheggi sotterranei e quant'altro non ha molta, diciamo, di dimestichezza, preferisce in effetti il sistema di parcheggio tradizionale. Quindi la nostra idea è qui andare a ripristinare bene le solette, mentre invece la zona del mercato coperto, poiché ha delle attività commerciali, poiché ha ancora delle attività di ambulanti a livello di commercio, ma può essere anche interessante per delle manifestazioni, l'idea è arrivare a creare dei momenti di apertura intervallati da degli elementi tipo ponticcioli, tipo piazzole, comunque sopra l'acqua. Questo per consentire comunque anche una, diciamo, vivibilità e fruibilità sia delle attività commerciali che magari anche degli eventi che andiamo a fare. Quindi il mercato coperto, come mercato coperto intendiamo smantellarlo, la copertura, il naviglio intendiamo aprirlo, creando appunto anche però due o tre punti di passaggio, magari anche ampi, che possono diventare anche dei momenti di aggregazione, non so, per i giovani, per degli eventi culturali che possono essere fatti all'interno della città. Quindi creare un mix tra il godersi quello che è il corso d'acqua, che appunto caratterizza il nostro territorio, con anche, diciamo, l'utilizzo e la vivibilità delle attività che possono essere fatte. Questo atto è stato deliberato come indirizzo, è quindi a carattere definitivo, sul quale gli uffici stanno già lavorando. Sulla zona mercato coperto sono previste 350.000 euro che tra l'altro arrivano dal piano dell'elementato, per intenderci. Quindi basta soltanto correggere quello che è la parte di progettualità, ma le risorse ci sono già. Le risorse mancanti e aggiuntive, sia che possono servire nella parte del tratto Naviglio Sforzesco, Vicolo Roveti, piuttosto che nella parte appunto qui del mercato coperto, verranno rintracciate dall'amministrazione stessa attraverso, diciamo, o oneri di urbanizzazione o applicazione di avanzo. Comunque questo è il nostro intento, formalizzato, già deliberato,
e quindi tutte quelle che sono le idee, le interpretazioni, le emozioni che avevano sono già state sostanzialmente spazzate via, perché questa è una decisione sulla quale noi stiamo procedendo, perché non possiamo perdere del tempo a fare, diciamo, della filosofia o quant'altro, quando da una parte il solare del Naviglio merita un intervento il più celere possibile per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, e dall'altra parte hanno comunque anche il loro stato di degrado avanzato, ma ci sono già delle risorse dedicate ed è giusto a questo punto investire.